Nell'ultimo minuto di recupero, il Montorio, grazie ad un rigore, riesce ad evitare la terza sconfitta consecutiva contro un Miano ben organizzato, che però resta impantanato nella zona play-out. Dopo 10 minuti, il Miano passa in vantaggio con un colpo di testa impeccabile di Petrecca sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra. Al 20° il Montorio protesta per un fallo in area di Merlini su Ridolfi. Per il signor Zuccarini di Chieti non c'è nulla. Prova a raddoppiare Gardini con un tiro debole che finisce tra le braccia di Bruno. E alla mezz'ora del primo tempo Di Sante pareggia sfruttando al meglio il traversone di Calvanese dalla destra. 1-1. Poco dopo ci riprova Di Sante con un'azione solitaria, ma il pallone termina di poco fuori. All'40° il solito Di Sante si ritrova di fronte a Merlini, che nega la rete al numero 7. Si va a riposo sull'1-1. Il secondo tempo si apre con il vantaggio del Miano, il gol è di Pellone, che insacca in porta sulla traversone di Petrecca. Il Montorio prova a reagire con tre occasioni. La prima con Ridolfi, che di testa gira il pallone tra le braccia del portiere sul cross di Capretta. Poi con Di Sante, che dal limite dell'area calcia alto. E infine ancora Di Sante, sfiora il palo. Alla mezz'ora del secondo tempo, il Miano ha due occasioni per chiuderla. Ma Bruno è bravo, prima a respingere in calcio d'angolo il tiro di Gardini e poi sugli sviluppi del corner a bloccare il tiro da fuori area di Recinelli. I gialloneri si riversano in avanti alla disperata ricerca del pari. Al 44° ci prova Florimbi con una girata verso la porta, ma Merlini attento blocca a terra. Due minuti più tardi Fabio Faragalli da calcio d'angolo colpisce di testa, ma la palla finisce a lato. Al 47° il signor Zuccarini, seppur con un attimo di incertezza, segna il rigore ai gialloneri. Perfetto, succede nuovo. Di Sante è freddo e spiazza Merlini, finisce 2-2.